Mamma mia, quante suggestioni che hai messo nelle tue parole, ci sarebbe da dire proprio tantissimo. Dunque, da dove parto? Da un passaggio molto interessante che è quello dello smembramento a cui facevi riferimento. Cioè la Potnia a un certo punto si smembra in tante figure, e sono poi le divinità olimpiche che noi conosciamo, no? Artemide, Atena, Era, Afrodite. Sono tante diverse, tanti diversi pezzettini di quella Potnia, che una volta appunto era un tutt'uno, era integra, però era molto complicato, soprattutto per una società di tipo patrifocale, comprendere quella complessità. E allora ecco perché la necessità di frammentare, no, questo grande sacro femminile. E allora, la donna può essere in questo modo, può avere queste caratteristiche, può essere la moglie fedele, può essere la madre dedita soltanto ai figli, Demetra, può essere invece Afrodite, la tentatrice, può essere Artemide, la donna indipendente, sportiva, amante della caccia, eccetera, eccetera, eccetera. Non può più essere tutto insieme. Diciamo che in questa frammentazione si crea una ferita nel femminile archetipico, che però poi tutte le donne si sono portate dietro per almeno 2 millenni fino ad oggi. Ancora oggi noi ci portiamo dietro tutte le ferite di Afrodite, di Era, di Persefone, di Demetra, eccetera. Ce le portiamo tutte dentro. Tant'è che gli psicologi junghiani utilizzano proprio gli archetipi femminili, ma anche maschili, per raccontare la psiche. La nostra psiche, perché la nostra psiche è ancora quella, è ancora quella. La consapevolezza ci aiuta, speriamo che sia così, è sempre meglio, a guarire, a rimarginare quelle ferite, ma quelle ferite sono ancora tutte presenti. Ed ecco perché è molto importante, trattare, approfondire questo tema dello stereotipo, perché si tratta di fatto di figure stereotipate, semplificatorie, che non tengono conto della complessità che noi siamo, no? In effetti. Nella dualità, Eva-Maria, si determina più o meno la stessa modalità. Il serpente, in un certo senso, è una trait d'union tra queste due figure, no? Perché, Eva viene tentata dal serpente, quindi ascolta la voce del serpente, Maria che lo schiaccia sotto il piede, no? Quindi la donna che ha portato l'umanità alla perdizione è anche però la donna che poi redime l'umanità perché diventa la madre del Salvatore. Quindi da un lato ritorna sempre una rappresentazione duale, ma c'è anche una parte salvifica, diciamo, del femminile. Il serpente, profondissimo simbolo di guarigione, di rigenerazione, animale sacro in tutti i culti antichi, era nella cultura greca, ancora di più nella cultura preellenica, in tutte le culture mediterranee, nello specifico legato ai culti taumaturgici femminili. Anche sul nostro, diciamo, territorio italico ci sono diversi culti del serpente che erano gestiti da collegi sacerdotali femminili. Per esempio la dea Angizia. La dea Angizia era proprio una dea marsica dei serpenti, cioè all'interno del tempio i serpenti venivano lasciati liberi di muoversi. Le sacerdotesse li maneggiavano senza correre nessun pericolo. Questo ci ricorda l'antica Potnia cretese. Probabilmente ce l'avrete in mente, l'avrete vista. È quella antica divinità femminile che brandisce i due serpenti. Ha una gonna svasata a cono. È una figura molto potente di femminile perché ha questi due serpenti in mano. Ecco, queste sacerdotesse ripercorrevano questi antichi culti. E nello specifico preparavano i farmaci, gli antidoti contro il morso dei serpenti. Le sacerdotesse di Angizia, ma anche le sacerdotesse di Bonadea. Bonadea era un'altra dea laziale, che riportava a un culto esclusivamente femminile, soltanto venerato dalle donne, e anche lì compare il serpente come, diciamo, come animale totemico, ecco, del culto, che era un culto taumaturgico, cioè all'interno di questi templi e di questi collegi sacerdotali femminili
si faceva sperimentazione farmaceutica, cioè i primi orti dei semplici, che noi siamo abituati a pensare nel monastero medievale, in realtà erano collocati prima nel tempio pagano. E poi, siccome questo filo non si spezza mai, questo filo di tradizione e anche il tramandarsi dei saperi trascolora dal mondo pagano a quello cristiano, dal tempio pagano, l'orto dei semplici, la cura delle piante, lo studio del mondo di natura continua e prosegue anche mutatis mutandis nel nuovo modo di vivere il sacro. Guarda, questa te la faccio semplicissima, così alterniamo. Ti faccio dire, perché secondo me vale la pena proprio ragionare anche sulle etimologie, da dove viene il termine strega e da dove viene, e anche come si connota nelle altre lingue, no? Witch, perché c'è nella lingua il legame forte della storia delle streghe, che, come dicevamo prima, vengono da molto più indietro e sono esistite da molto prima, diversamente da come le conosciamo noi, come qualcosa di più appunto complesso, meno stereotipato e soprattutto non stigmatizzato. Mi sembrava interessante ragionare anche sulla lingua. Sì, perché le parole sono fondamentali. Il termine strega, quindi partiamo dal termine che utilizziamo noi nella lingua italiana, viene dal latino strix, e la strix era un uccello notturno, era un rapace notturno. Ora, difficile dire se fosse una civetta, un barbagianni, un gufo, comunque si trattava di un rapace notturno. E perché viene da lì il nome strega? Perché si riteneva che le streghe in origine fossero delle creature alate e notturne, quindi avessero questo potere del volo. Quasi tutte le streghe mitologiche in origine volavano, anche le gorgoni. No, le gorgoni, pensiamo subito a Medea con la sua chioma serpentina, ma le gorgoni, che erano tre sorelle, erano delle creature alate in origine. E poi si perde questa idea del volo, no? Vengono tarpate le ali anche alle figure del mito. È una figura notturna. Nelle Metamorfosi di Apuleio c'è una scena bellissima dove compare una streghetta casalinga che si chiama Panfile, la quale tutte le notti che cosa fa? Sbuca fuori dal letto coniugale, apre di nascosto un armadio, tira fuori un vasetto con un unguento, si spalma tutto il corpo con questo unguento e improvvisamente il suo corpo si ricopre di piume, di penne, si trasforma in un uccello notturno e vola fuori dalla finestra e raggiunge il suo amante segreto. La mattina ritorna, rientra dalla finestra, ha già pronto un antidoto semplicissimo, adesso non ricordo gli ingredienti, ma qualcosa tipo acqua con aneto, qualcosa così. E si bagna con questa pozione, ritorna a donna, si rinfila nel letto e la mattina ha avuto una vita notturna di cui nessuno sa nulla, e la mattina il marito la ritrova accanto a sé nel letto. E questo è il primo esempio di strega che si trasforma nella strix, nell'uccello notturno, e che vola via, ma che poi avrà, come sappiamo, tutto un seguito di altre eredi in volo, no? Le streghe si recano al Sabba in volo, qualche volta trasformandosi in uccelli, sempre attraverso il famoso unguento del volo, oppure animando degli oggetti con questo unguento, la scopa tradizionalmente, per poter volare via. E questo per quanto riguarda la parola strega. E però, come dicevi tu, potremmo anche andare a indagare quello che ci dicono le altre lingue. La witch, per esempio, è legata all'aggettivo wise, saggia, è una donna saggia. Quindi la consapevolezza nella lingua inglese dell'antica origine della saggezza, della conoscenza di queste donne è più presente che non nelle nostre parole.
da qui anche peraltro Wicca, come si dice, no? Oggi va molto di moda questa religione neopagana della Wicca. E il francese le chiamava femme sage, le donne sagge. È molto importante perché la parola determina anche la percezione della, no, dell'essenza, della natura di queste figure. Grazie. Bravi, voi applaudite così mi date il tempo di cercare. Ma assolutamente, no, se no non te l'avrei detto all'inizio. Ecco, un'altra domanda molto breve, ma secondo me per la quale c'è da parlare molto, adesso non ritrovo il punto, ma vabbè, mi ricordo più o meno. La domanda è: che differenza c'è tra una strega e una santa? Perché tu ad un certo punto lo dici chiaro e tondo che c'è una, come dire, una branca di studiose e studiosi che sostengono in un qualche modo che una via per sfuggire un po' all'essere accusate di stregoneria, di fare uso di erbe magiche per fare pozioni e quant'altro, era la via conventuale, la via, no? Entrare in convento, avere la possibilità di dedicarsi agli studi, alla lettura, anche alla sperimentazione proprio con le erbe. Quindi è una linea, mi chiedo, molto sottile, quella che distingue streghe e sante? Altro tema interessantissimo e molto complesso. Studiando la storia della cura al femminile, io sono partita dalla domanda: le streghe curatrici facevano una medicina diversa rispetto alle sante del monastero che curavano? Perché i monasteri erano luoghi di cura, di degenza. E la risposta probabilmente è no. Cioè, le streghe, le sante curavano allo stesso modo. Poi magari spieghiamo anche con quali modalità. E allora davvero viene da farsi questa domanda, ma allora perché fuori dal monastero venivano perseguitate e dentro il monastero no? Beh, sì, innanzitutto, come tu dicevi, il monastero era, parliamo per esempio del Medioevo, un luogo protetto per le donne e molte donne entravano in monastero non perché costrette dalle famiglie, ma perché volevano entrare nel monastero. Significava innanzitutto vivere molto più a lungo, cioè avere un'aspettativa di vita molto più alta delle donne che non erano consacrate, perché non dovevano partorire e quindi non si esponevano alle numerose gravidanze, ogni volta al rischio di morte e poi a tutto quello che ne seguiva, perché le donne fuori dal monastero, chi faceva una vita normale, non privilegiata, lavorava fino all'ultimo giorno di gravidanza nei campi, si nutrivano male, eccetera, no? Una vita molto, molto grama ed esposta a molti pericoli. E mangiavano bene e avevano la possibilità di imparare a leggere e a scrivere. Quasi esclusivamente nel monastero questo avveniva. Fatto salvo situazioni quali figure femminili particolarmente privilegiate, appunto le regine, le aristocratiche, eccetera. E però nel monastero si faceva una vita molto tranquilla e molto spesso queste donne si dedicavano alla sperimentazione farmaceutica. Streghe e sante, che cosa hanno in comune e cosa hanno di diverso? Spesso anche nell'epoca in cui esistevano, tra virgolette, le streghe, era difficile stabilire quale fosse strega e quale santa. Pensiamo all'esempio, uno su tutti, il più celebre, Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco bruciata sul rogo come strega e poi riabilitata come non solo santa, ma la patrona della Francia. Caspita, ma non è l'unico caso. Anche la nostra Caterina da Siena è stata attenzionata dall'Inquisizione perché faceva delle cose che venivano considerate sospette. Per esempio, non si nutriva quasi per niente. Era un'anoressica, mangiava soltanto erba cruda, non beveva e però sopravviveva. E allora si pensava che potesse essere aiutata dal demonio in questo. Però
Poi chiedeva di comunicarsi tutti i giorni, di fare la comunione tutti i giorni, e allora la comunione si poteva fare soltanto nelle feste comandate. Perché questa donna chiede di comunicarsi tutti i giorni? Lei sosteneva che quello fosse il suo nutrimento, ma non sarà che conserva l'ostia consacrata e poi la porta al sabba? Perché le streghe erano accusate di fare questo, cioè di sputare di nascosto l'ostia consacrata, di nasconderla e poi di portarla a questi grandi raduni stregoneschi dove partecipava anche il demonio e i diavoli vari, e lì si compivano degli atti osceni ed empi sul sacramento. Quindi anche Caterina da Siena è stata sospettata di questo. Le crisi mistiche delle sante con sensazioni di levitazione e il volo delle streghe, anche questo le accomuna. Quindi il tema del volo magico, del volo immaginale, del volo mistico, ma anche per esempio il tema del corpo, della tortura del corpo. Mi affascina molto questo tema, perché la strega veniva individuata attraverso il riconoscimento di un marchio, il marchio della strega che veniva indagato con uno spillone, cioè il corpo veniva torturato per trovare quel punto che non provava dolore. Dove la strega non provava dolore, lì c'era la prova che il demonio era intervenuto, per non parlare di tutte le torture corporee. Ma anche nell'universo della monaca, della santa, della mistica, esiste il tema dell'autotortura del corpo. Cioè, sono figure che in realtà trascolorano l'una nell'altra, secondo me. È molto affascinante questo aspetto. E per tornare al fulcro di quello che ho indagato, cioè la tradizione di medicina e di cura, la cura che si faceva nei monasteri era una cura fortemente rituale, ma rituale anche in senso pagano. Noi potremmo leggere delle ricette di, purtroppo sono pochissime quelle scritte da donne, però penso per esempio al ricettario e ai testi di Hildegarda di Bingen, che secondo molti studiosi, se non fosse stata protetta dall'abito monacale, sarebbe sicuramente finita sul rogo, ma è una grande santa, oggi dottore della Chiesa anche. E se noi andiamo a cercare nei suoi testi, troviamo delle indicazioni o delle ricette o delle formule di cura assolutamente pagane, assolutamente streghesche. Ce ne sono forse un paio che magari dopo andiamo a recuperare, mentre tu formuli la prossima domanda la cerco. Ah, ecco. No, non sono queste, ma sono nel libro sulle sante. Sì, ma dopo la cerco, è interessantissimo leggerne almeno una. Sono delle formule cristiane, pagane. Naturalmente cristianizzate, perché il linguaggio si trasforma, però quel tipo di tradizione, che era una tradizione tramandata oralmente e quindi tramandata attraverso formule, riti, gestualità e anche attraverso rime cantilene, rimaneva immutata nelle generazioni, cioè veniva tramandata di nonna in madre, in figlia, eccetera, e quindi a distanza di 100, 200, 300 anni noi troviamo le stesse formule. Nel passaggio dalla cultura pagana a quella cristiana, magari il riferimento a Esculapio diventa Cristo, oppure, non lo so, una qualche divinità femminile diventa la Vergine Maria, però le formule rimangono assolutamente immutate. Quindi quel tipo di tradizione femminile è una tradizione che ha una radice così ancorata nella sapienza antica, che non ha vissuto una scissione in questa, che invece storicamente è stata una scissione tra la medicina popolare, quella praticata nelle campagne, e la medicina del monastero. Sì. Sì, comunque ti avrei chiesto di parlare di Hildegarda, che ho trovato una figura interessantissima. Era lei, se non sbaglio, che permetteva alle sue monache di indossare gioielli e abiti ornamentali in determinati momenti, quindi concedeva anche questa cura del corpo e della femminilità nell'ambito di un monastero, stiamo parlando,
che riflette tantissimo sulla sessualità femminile, fa ricerca sull'anatomia femminile, e in cui il corpo non viene mai demonizzato, ma anzi trattato appunto come un corpo che è la casa di uno spirito, di una mente. Lei addirittura parla di melanconia, presagisce, no? Proprio tutta un'attenzione anche alla dimensione interiore, proprio in questo senso precorre i tempi, no? Unisce in maniera quasi olistica mente e corpo. Quindi se ci vuoi parlare un po' di questa figura e leggerci qualcosa, secondo me è molto interessante. Sì, si tratta di una delle figure più importanti di tutto l'arco delle ricerche che poi sono confluite in questi libri. Diciamo che io ho indagato la storia delle donne di cura fino circa al 1500-1600, non sono andata oltre. In questo arco temporale la figura di Hildegarda direi che è una figura gigante, titanica, è molto, molto, molto moderna, molto vicina a noi, come tu accennavi, una donna dell'anno 1000 o poco più, che indaga il tema della melanconia, della malinconia, che era un male che probabilmente nel monastero si sperimentava molto, no? I monaci, il male dei monaci mi sembra lo chiamassero, cioè nel monastero la malinconia possiamo immaginare che andasse a visitare queste figure che vivevano in estrema clausura, soprattutto le donne. E allora Hildegarda individua questa melanconia, che poi nell'origine della parola riporta al termine nero, no? Perché il melan in greco è il nero, è l'umor nero, no? E l'antidoto di questo umor nero Hildegarda lo trovava in un altro colore curativo, la viriditas, che è una parola di sua invenzione, potremmo dire. La verdezza, la verdità, non lo possiamo tradurre, però è bellissimo, cioè è quel senso di rinascita, anche di legame con la natura, no? Perché questo colore verde ci riporta proprio a qualcosa che germoglia, che da dentro, da un seme, si sviluppa e diventa verde. E quindi questo trascolorare, diciamo, quasi una cromoterapia, così, nell'idea filosofica di Hildegarda. Ecco, perché la sua era proprio una visione filosofica. Questa donna che collega il benessere del corpo, della psiche e dello spirito, e sostiene che soltanto quando c'è un'armonia tra queste tre parti l'individuo può essere in buona salute, che significa felice, che significa felice. E peraltro si era molto dedicata alla salute, al benessere delle donne, perché prevalentemente erano le donne che si recavano da lei per chiedere consigli, per chiedere farmaci, aiuto, eccetera. E forse parlavano, si confidavano molto su aspetti anche intimi. E allora Hildegarda arriva a sostenere che una donna può essere sana nel corpo, intendendo il suo apparato riproduttivo e le malattie specifiche delle donne, solo se ha una vita sessuale felice con il partner, una badessa nell'anno 1000. E addirittura arriva a parlare e a studiare l'orgasmo femminile e maschile, nelle differenze tra la donna, l'uomo, e come la donna può arrivare a essere felice in questa condizione della sessualità, che era una condizione fondamentale, perché poi le donne venivano cresciute per diventare delle fattrici, no? E quindi gran parte della loro vita ruotava intorno alla dimensione generativa. È però interessante, molto interessante. E in tutto questo Hildegarda è una grandissima naturalista, cioè una grande studiosa delle piante, del potere delle piante, ma come dicevamo va ad attingere anche un tipo di sapere diverso. Allora io pensavo di leggervi due diverse ricette, una più fitoterapica, che ci dà anche l'idea di come avesse studiato nel profondo la natura delle piante, che dice questo: se una donna incinta fatica molto durante il parto, si cuoce in acqua con precauzione e grande controllo un poco di erbe leggere, ossia il finocchio e l'arenella, e tolta l'acqua le si disponga calde intorno ai fianchi e al dorso della donna, legandole delicatamente con un panno che le tenga ferme, affinché il dolore e le chiusure si sciolgano un poco più facilmente e dolcemente.
Gli umori cattivi e freddi che sono nella femmina quando è incinta la contraggono e la chiudono, ma il soave calore del finocchio e dell'arenella, esaltati dalla dolcezza dell'acqua messa sul fuoco e disposti intorno ai fianchi e al dorso, dal momento che proprio in quei punti la donna soffre per la contrazione, stimolano le membra ad aprirsi. Adesso mi sta venendo in mente le parche che sciolgono i nodi. Cioè il De Garda dice la stessa cosa, che queste erbe calde con le loro proprietà specifiche sciolgono la contrazione del ventre e quindi aiutano le contrazioni a portare il travaglio verso il parto. Molto interessante. Invece la seconda che vi leggo è questa. E ditemi se non è una ricetta da streghe. In estate, quando il tiglio verdeggia, asporta della corteccia, staccane una scheggia e mettila nel castone di un anello d'oro, chiudilo con un vetro verde e non con altre pietre. Tra il legno e il vetro lascia una tela di ragno e del cotone per impedire che la forza della scheggia passi attraverso il vetro. Porta sempre quell'anello al dito, in modo che il calore del tuo dito arrivi alla scheggia e la forza della scheggia passi nelle vene. La sua virtù è fortissima contro tutte le malattie più gravi che minacciano l'uomo. È un talismano. È un talismano dove ci sono dentro tante cose. C'è il colore verde della guarigione, c'è la viriditas in questa pietra verde. C'è questa scheggia che sembra quasi come un'arma contro la malattia. E poi c'è la tela del ragno. Ecco qui di nuovo il tema del filo, il filo della vita. E poi c'è l'anello, un altro oggetto magico per eccellenza. Quindi qui c'è un coacervo di simbologia magica, pagana, antichissima, che però il De Garda recupera per preparare un anello curativo. Bellissimo, vero? Sì. Io in realtà aggancio solo un'ultima riflessione, perché poi mi piacerebbe che venissero delle domande anche dal pubblico, che mi viene spontanea, non abbiamo detto prima, rispetto a questi saperi molto pratici, femminili, che venivano stigmatizzati, considerati con sospetto. Tu scrivi, era mal visto anche l'utilizzo di farmaci per alleviare i dolori alle partorienti, preparati ricorrendo all'uso di piante calmanti o anestetiche, una routine che da sempre faceva parte del bagaglio esperienziale delle levatrici. Contravveniva infatti alle conseguenze della punizione voluta da Dio per le donne al momento della cacciata dal paradiso, quando la stirpe di Eva venne condannata a generare figli nella sofferenza, no? Partorirai con doglia. È molto interessante come appunto ci sia questo parallelismo tra un maschile che cerca di basarsi sul raziocinio, sulla ricerca, e che tende ad estromettere questi saperi femminili tramandati, come dicevi, per via matrilineare, oralmente, e dall'altra parte, in forma quasi clandestina, questi saperi stessi che venivano invece poi praticati e che in alcuni contesti, come quelli del monastero, potevano essere avallati, mentre fuori no. Quindi mi piaceva fare semplicemente questo riferimento a come anche una cosa importantissima, come poteva essere l'assistenza alla partoriente, veniva vista come assurda, perché la donna doveva espiare quella colpa attraverso la sofferenza. Sì, alleviare i dolori del parto nella donna in travaglio era una delle pratiche proibite per queste levatrici, una delle tante, perché una delle ragioni anche per cui queste donne venivano perseguitate, venivano portate nei tribunali, è che si occupavano in modo specifico ed esclusivo del momento del parto, ma anche di tutta la sfera della fertilità, della gravidanza, del postpartum, perché lì il medico maschio non interveniva mai. Oggi quanta fatica facciamo ad accettare l'epidurale? Certo, sì. Non ho fatto esperienza, no, però so di tante storie di donne che devono soffrire per
poi poter arrivare sia al cesareo che a ricevere l'epidurale. C'è ancora una resistenza. Sì, c'è ancora una forte resistenza culturale. Sì, assolutamente. Come se la sofferenza tu la dovessi vivere per quella che è, perché è così, no? No, come se fosse qualcosa da attraversare per forza in quella formula. Sì, sì. Questo è un retaggio della cultura patriarcale. La dea Artemide, io torno sempre molto volentieri al mito, che era la dea delle partorienti, era la dea dei parti. Il mito ci dice che quando nasce è gemella di Apollo, no? Lei viene partorita per prima dalla madre e che cosa fa come prima cosa? Trova una pianta, un'erba, capace di alleviare il dolore del parto e aiuta con quell'erba la madre a partorire il gemello Apollo. Quindi la dea del parto, in senso archetipico, qual è la prima azione che fa? Trova il modo di non far soffrire sua madre nel partorire, no? Quindi ecco, le donne hanno sempre cercato delle soluzioni di questo tipo. La cultura patriarcale poi diciamo ha portato verso tutt'altra direzione, ma questa pratica non era l'unica proibita, cioè le levatrici erano in grado di portare a buon fine una gravidanza, un parto, eccetera, però conoscevano anche altri saperi un po' più oscuri, per esempio con quali piante la donna può non concepire. Gli anticoncezionali preparavano dei pessari, i pessari erano come dei tamponi interni, con piante che impedivano la fecondazione. Loro non la sapevano così come la conosciamo noi, come avveniva la fecondazione, eccetera, però per esperienza avevano visto che quella pianta poteva impedire gravidanze indesiderate. E spesso le donne di nascosto tentavano in ogni modo di non rimanere ulteriormente incinte, proprio perché si esponevano a grandissimi rischi. E poi sapevano anche, quindi l'anticoncezionale, ma anche l'abortivo, no? Una doppia faccia della medaglia. E l'aborto era una pratica proibita. Quindi queste donne erano portatrici di conoscenze oscure, pericolose, proprio perché si occupavano di tutto un sapere nel quale il medico maschio non entrava mai. Stava sempre al di fuori e si immaginava chissà che cosa accadesse in quelle stanze delle donne, no? E poi tutto il resto, perché la levatrice diventa iconicamente la strega, perché si ritiene che ogni volta che un bambino muore subito dopo il parto oppure la madre muore è perché la levatrice ha fatto una fattura, si vuole impadronire del cordone ombelicale, della placenta, del sangue della donna partoriente, perché si riteneva che quelle fossero materia per preparare il filtro della strega. E molte levatrici venivano proprio portate in tribunale quando la donna moriva di parto. È così, spesso accusate da altre donne, peraltro. Sì.